Una folta delegazione della CGIL di Ragusa, guidata dal segretario generale Peppe Scifo, ha partecipato sabato alla manifestazione nazionale promossa dalla CGIL, sostenuta da 200 associazioni e movimenti no profit, con delegazioni provenienti da tutta Italia. La via maestra insieme per la Costituzione, questo è lo slogan scelto dalla CGIL e dai movimenti che a loro volta raccolgono tantissime realtà della società civile per la grande manifestazione nazionale. Un lunghissimo corteo ha sfilato per le strade della capitale per il lavoro, contro la precarietà, per il contrasto alla povertà, contro tutte le guerre, per la pace, per l'aumento dei salari e delle pensioni, per la sanità e la scuola pubblica, per la tutela dell'ambiente, per la difesa e l'attuazione della Costituzione, contro l'autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare. A Roma per la manifestazione a difesa della Costituzione, soprattutto per chiedere l'attuazione. In un momento storico in cui il governo sta remando veramente nella direzione opposta, tagli alla sanità, tagli all'istruzione, un sistema paese arrivato proprio al limite della sostenibilità sociale, è un governo che non dà risposte e che attacca i ceti più deboli. La manifestazione di oggi assieme a 100 associazioni serve proprio per affermare i principi e i valori della nostra Costituzione e affermare l'urgenza della loro attuazione. Ragusa ha partecipato con una delegazione di più di 200 lavoratrici e lavoratori proprio per affermare la necessità di un rilancio della mobilitazione, e quella di oggi non è altro che solo l'inizio.